strada sì bella, e le gitte ci aprono il cuore. Stefano Lisanti, sei qui nella Contrada di Voltaia, nella festa, sono iniziate le feste d'estate, abbiamo già fatto un'intervista su, a riguardo durante il torneo delle contrade. La tua contrada la prossima settimana va al Prucinello, però questa sera sei qui ad omaggiare anche con piacere, immagino, visto l'amicizia che c'è tra tutti noi contradaioli. Sì, giusto, sono qui a dare un contro con la contrada Voltaia, poi andrò in tutte quelle altre contrade perché è giusto andarci. Come ricordavo, la prossima settimana noi abbiamo il Prucinello dal 10 al 13 luglio, da giovedì a domenica, una festa estiva della contrada a Borgo, che dove tutte le sere si può mangiare degli ottimi piatti, e la specialità sono i fiori di zucca che saranno nelle pizze, nei pici Procenello, che è una specialità della contrada a Borgo, i pici, e poi i fiori di zucca fritti. Quindi un mese di luglio dove tutte le contrade si ritrovano, danno la loro offerta, parlando del territorio e parlando di loro stessi, però una grande festa per tutti, insomma. Sì, questa è senz'altro una festa per tutti, per tutto il paese, avere quattro feste contrade tutto a luglio, penso che sia bello per il paese di Piancastagnaio, e penso che le contrade fanno tanto per il nostro paese. Esatto. Finito il mese di luglio, iniziamo col 1° d'agosto, con la notte delle bandiere, e poi lì sarà palio, Stefano. Quindi ognuno tirerà giustamente l'acqua del proprio mulino. Il tuo mulino quest'anno quanta acqua vuole tirare? Tanta, perché noi abbiamo senz'altro bisogno di vincere, la contrada a Borgo andrà per vincere a tutti i costi. Poi sarà il capitano qui, è il capitano che ha scelto il suo fantino Alessio Micheli, che è senz'altro un grande fantino e che farà tutto per vincere. Comunque, un altro segnale, iniziamo stasera con Voltaia, proseguiremo con Borgo, passeremo per il Coro e poi concluderemo con Castello. Un altro segnale che quando le contrade di Piancastagnaio si muovono insieme, rappresentano la comunità, lasciano da parte la rivalità, si ritrovano. Che le contrade siano unite e che facciano del bene al paese, perché senz'altro siamo... penso che per il paese le quattro contrade unite facciano tanto e che diano tanto ai cittadini di Piancastagnaio e anche ai turisti. Quindi le contrade che tutti questi fine settimana avranno i loro appuntamenti, la tua contrada, però fate questo appuntamento anche un qualcosa relativamente al sociale. Voi lavorerete molto come tutti gli anni, però terrete parte dell'incasso per l'AISM, l'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla. Sì, la contrada a Borgo e tutte le contrade fanno tanto per il sociale. La contrada a Borgo l'anno scorso ha dato un contributo all'acquisto di una nuova ambulanza e quest'anno dà un contributo all'AISM, e sono contento che sabato pomeriggio verranno in piazza per vedere dove è la nostra festa a dire a tutti l'importanza. L'appuntamento quindi è per giovedì prossimo? Giovedì 10 luglio. Aspetto tutti, speriamo che venga in tanti, e vi ricordo che durante il torneo durante il Prucinello c'è il torneo di Beach Sochi, un campetto nella nostra contrada, e più la domenica facciamo tutti i pomeriggi una festa per tutti i bambini, e vi aspetto numerosi. Vabbè, ti ringrazio molto, ci vedremo da giovedì alla vostra festa il Prucinello. Grazie. Le nostre bandiere si spiegano al vento, siamo pronti alla festa, vola Voltaia.